La via d'uscita è rilanciare un po' l'identità e i valori dell'Europa. Io credo, ad esempio, che se l'Europa continuerà ad essere così timida nei grandi valori come la libertà religiosa o la politica migratoria, che è questione europea e non siciliana o lampedusana, i cittadini non si renderanno conto di quali sono i vantaggi che derivano dall'essere davvero europei. Il Festival d'Europa può essere l'occasione per trovare un punto, un fulcro comune? Ma qui siamo tutti addetti ai lavori e tutti siamo a favore di più Europa, fino a prova contraria. Però l'importante è che emergano anche le voci autocritiche. Io oggi sarò molto sincero, come è stato sincero il Capo dello Stato. Firenze per un nuovo rinascimento europeo? Ci vuole un umanesimo europeo prima del rinascimento. Mettiamo prima al centro della scena i valori della persona e poi l'Europa potrà rinascere. C'è la proposta di fare una scuola di diplomazia dell'Unione Europea qui a Firenze. Beh, e di rifare, certo, questo evento ogni due anni, sempre a Firenze. Questa è una proposta che il governo italiano sostiene con grande convinzione. L'Istituto Europeo Universitario di Firenze può essere il modello di eccellenza per formare la nuova diplomazia europea e moltiplicare queste occasioni. Per una volta, diciamo, non sono soltanto convegni per parlare, ma anche per proporre. We are proposing, I would say, to have a better European governance, because, frankly speaking, if there is a crisis between France and Italy, it's not a bilateral crisis. This should be led at European level. This is necessary because in Schengen, the systems of government doesn't allow to have a real European leadership on settling the eventual crisis like the one that happened between Italy and France. Okay, one quick question. I'm from Poland. We're taking over the EU presidency in July. Have the Italians and the Italian government have any expectations for that Polish presidency? We have many expectations. We've already made some proposals. Maybe one of the most important proposals under the political point of view for Europe is to have a true European defense policy. I know that my friend Radek Sikorski is thinking about having among the priorities of the Polish presidency European defense. This would represent a great achievement for the capacity of Europe of being a global player.